forze dell'ordine sul territorio per controllare gli spostamenti delle persone e che vengano rispettate le ultime disposizioni del governo per contenere e contrastare il coronavirus. Qui siamo su Ingotte, verso Campobasso. Posti di controllo dei poliziotti, mascherina e guanti. Fermano gli automobilisti, bisogna certificare lo spostamento, si compila il modulo. Mi ha chiamato il Coldiretti per andare a fermare l'integrazione del grano e Dove viene lei? Da Limosano. Senta signora, cosa pensa di queste nuove misure? È bene farlo, perché per la nostra salute. Meglio stare a casa? Allora. Sì, a me mi hanno chiamato solo per questo motivo, se no non uscivo, ero sicuro che non uscivo. Ci si può spostare per lavoro, per motivi di salute, occorre che il motivo sia serio. Io stamattina sono andato a Passo, da Campobasso. Per lavoro? Chi si sposta per altro, non necessario, anche se all'aria aperta, è meglio stia a casa. Lei da dove viene? Da Campobasso. Sono a fare il I rischi però ci sono, uscire senza... In questo momento storico è preferito stare a casa. Chi trasgredisce, chi gira mentre è in quarantena o peggio se infetto va incontro a pene severe anche al carcere. La nostra emergenza, la nostra esigenza adesso è quella di salvaguardare la salute dei cittadini, quindi stiamo facendo dei controlli serrati sulle arterie che conducono a Campobasso e a Termoli e l'invito che faccio ai cittadini è quello di non spostarsi se non per necessità strettamente necessarie dovute a esigenze lavorative, salute e stato di necessità. Noi stiamo controllando unitamente alle altre forze di polizia centinaia di macchine e centinaia di persone. Stiamo facendo compilare loro l'autocertificazione perché deve rimanere traccia degli spostamenti. A Campobasso questa è la situazione in centro, davanti alle banche si entra uno alla volta, alle poste e in altri uffici, così nelle farmacie si rispetta la fila, si evitano assembramenti. Meglio sopravvalutare che sottovalutare e quindi per proteggere i nostri clienti ci siamo protetti noi. Guanti, mascherina e una tuta serve a poco se non si rispettano le regole che hanno imposto, cioè si finirà con i militari a presidiare le strade. I bar devono rispettare delle precise disposizioni. Possiamo aprire dalle 6 del mattino alle 18 del pomeriggio. I clienti non possono avere la folla, devo cercare di far entrare il meno possibile perché devono tenere il metro di distanza. Dobbiamo per forza avere la mascherina e i guanti. Voi ci avete messo gli orari. Ok, noi la chiudiamo l'attività, non è un problema. Ma le spese, chi ce le paga a noi? Tutte le spese che abbiamo, chi le paga? Viene sollevato il problema delle mascherine. A me arrivano offerte commerciali di mascherine totalmente inutili a dei prezzi esorbitanti. A cui io naturalmente non faccio richiesta perché non è. Però più che altro dovrebbe essere la protezione civile o il comune o qualcuno che si dovrebbe prendere la briga di fare ordini di queste mascherine, che poi per la maggior parte sono un soggetto, e distribuire alla popolazione. Le mascherine è una cosa impossibile, cioè sto impazzendo da stamattina a cercare le mascherine. Voi ci avete dato la legge, no? Delle mascherine. Ma noi dove le prendiamo? Io questo voglio capire. Dove le vado a prendere le mascherine? Questa mascherina, per trovarla, è stata una guerra oggi. Perché non se ne trovano, lo volete capire o no? Avete dato la legge delle mascherine? Datele le mascherine. Portatecele. Perché sinceramente noi non possiamo andare a impazzire. Perché poi la multa la prendiamo noi. Gli autobus cittadini a Campobasso circolano. Sono igienizzati gli autobus. Stiamo preparando per attivare altre misure cautelative, tipo non far salire avanti. No, sono attive, sono state soppresse le linee scolastiche. Per il resto funziona tutto? Al momento sì. La raccomandazione è una sola, uscire solo se strettamente necessario e rispettare alla lettera le disposizioni. Per i miei genitori vado a fare la spesa e torno a casa. Stare a casa è comunque meglio per tutti.